dal sapore magico, luci calde e soffuse che hanno reso indimenticabile anche l'edizione 2019 delle Luminarie di San Domenico, la suggestiva iniziativa che ogni anno richiama tantissimi turisti nel comune di Praiano, in costiera amalfitana. Sono stati più di 3.000 i lumini che hanno fatto da cornice dal 1 al 4 agosto alle caratteristiche vie del paese. Ma è stato il complesso monumentale di San Maria a Castro a lasciare senza fiato i tanti curiosi accorsi all'evento e che sono stati catapultati nel patrimonio storico e culturale del piccolo borgo costiero. Attraverso questa manifestazione, che raccoglie le più belle realtà del territorio, facciamo conoscere la bellezza della nostra chiesa e la bellezza della nostra storia. Queste le prime parole del sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, poco prima dello spettacolo serale. Attraverso questa manifestazione che raccoglie le più belle potenzialità e le più belle realtà del nostro territorio, facciamo conoscere le bellezze del nostro paese, la bellezza della nostra chiesa, la bellezza della nostra storia. Nel corso degli ultimi anni abbiamo investito tanto per rendere questo evento tra i più importanti e prestigiosi della Costa d'Amalfi e di tutta la regione Campania. Abbiamo raggiunto un livello molto alto e ogni anno la manifestazione si arricchisce di tante iniziative. Quest'anno mi preme sottolineare, e mi fa piacere farlo, la partecipazione dei bambini del paese, che sono state parte attiva sia delle manifestazioni e sia di tutta l'organizzazione degli eventi. Quindi ci auguriamo e siamo convinti che l'evento piacerà a tutti i tantissimi ospiti che sono sul nostro territorio e sarà uno strumento di conoscenza sempre più bello di Praiano e della Costa d'Amalfi.